Allora, siamo qui per fare la vendita domenicale e approfitto anche con l'amico Cosacco per un unboxing di 3 orologi russi, quindi realizziamo 2 video. Mi vedrete vestito uguale sia a me che a Cosacco in 2 video perché lo abbiamo girato oggi. Andiamo a vedere l'unboxing del Cosacco. Che orologi? Vostok? Vostok. Grande. Allora, Cosacco, ti affido uno svizzero. No. Per aprire 3 russi. La tipica russa. Ah, poi vedi, fate. Ma poi dalla Russia è arrivato? Sì. E come fa? Come... Era un po' che mi dietro qua, c'era cioè, niente per non far vedere. Dico, fa un giro, persona. Allora, in giro fa Russia, Turchia, Serbia, Italia. Allora, paghiamo le tasse, state pagate un attimo, 24 euro di dazio. Vai, vai. E andiamo. Vai. Ammazzalo, vai! Oh, lei sta a bomba qua! Piano piano, eh! Russia, i russi ci attaccano il cervello ultimamente. C'è una lama di taglierino, taglia! Sì, 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 andiamo. Come li facciamo vedere come escono, come lo prendo? Sì, basta ne esce qualcosa di pericoloso, per me va bene. Ecco. Ah, questi qui. Ah, no, no, sono ma cazzo. Sì, sì, mettiamoli fuori e poi. Che scatoli diverse. Ah, questo è bello. Si stanno migliorando anche il packaging. Dipende dall'orologio. Ah, dipende quello dall'orologio. Quello che costa di più, quello che costa meno e quello che costa di meno. Ah, quindi vanno. Hanno 3 prezzi. Allora, questo. È classico, prima non era russo questo qui. A volte usciva russo, a volte con la scritta dorata. Ah, quindi questo è proprio quello la più economico, diciamo. Con la cinese fatta in Russia, portata in Russia. Questo è il vostro per la B. Vabbè. Andiamoli a vedere da vicino, dai. Facciamo così, apriamo, li apriamo, li apro io? No, ti tolgo il gusto. Vai. Allora, la solita descrizione, diciamo, non proprio omega, però. Che quadrante. Quadrante spettacolare. Ma bellissimo, non ho visto quadrante. Sembra un po' cangiante come colore. Vediamo gli altri e poi facciamo un po' di descrizione. Vediamo quest'altro. Sempre solita garanzia non omega, stile Rolex, ma bello il cinturino, Che sta accadendo? Ah, questo è come il movimento del Luna Dud? No. No. Tipo? No, non esagero. No, non esagero. Stai zitto, Maria, che non ne capisci. No. Ne parlo io dopo. Bello, bello questo. E poi? Questo è un orologio un po' più particolare, una serie un po' più speciale. La garanzia siamo sempre... La garanzia è quella. Cuscino. Ma cinese e Russia? Ma vabbè, Cina e Russia. Ancora non, bollino sopra. Ed eccolo qua. Bello, il mio preferito, cioè tra questi 3, se mi inquadra, è quello blu. Andiamole a vedere da vicino, mi fai un po' di descrizione. Allora, abbiamo il primo orologio, quello mio, diciamo quello che io preferisco, perché il quadrante è bellissimo. Allora, numerazione classica, questo che cos'è? Superluminova? No, io sono normale. Di solito i russi sì. Sono... No, questi qua no. Che movimento c'ha? Movimento di manifattura 24-16 perché c'è il datariatore 3. 40 mm la cassa. 41. Voglio far vedere no. Un po' pure la corona. Non è locata in questo caso, alcuni la portano locata. Questi qua sono i modelli basici. Cinturino in gomma. Stiamo per vedere che oramai stanno iniziando anche a logare fibbia. Logata. No, ma sono migliorati tanto. Bravissimo, un colore spettacolare. Voglio vedere una cosa. Cassa 6,70. No. Bidirezionale non scatta. No. Lancetta lollipop, freccione. Quindi abbiamo detto diciamo che i movimenti. Questo c'ha anche il datario, quindi ha il 24-16. Senza datario 24-15, giusto? Sì. Ma sto imparando, grande. Vediamo l'altro. Allora, questo è l'altro modello,
Io pensavo che fosse il movimento dell'unatud e tu mi dicevi di no. È un movimento automatico sempre di manifattura 24-15. La cassa è 40 mm? Cassa 40 mm in acciaio, cassa modello 120. Ha sempre la corona bite come l'altro e c'ha sempre questa peculiarità che è della corona lasca. Molti pensano che sia un difetto, invece è proprio un must degli orologi russi. Che non fa rompere la tisci. Non fa rompere la tisci, sì. Bello, eh? Cinturino, come stiamo vedendo ormai, si stanno buttando anche sui cinturini fatti bene in gomma. Fibbia sempre erogata. I cinesi si sono migliorati con i cinturini. E c'è questa particolarità della secondina. Loro ci passano le armi e invece i cinesi ci passano i cinturini. Una bella secondina al 10. No, devo dire che questo è bello. Sono serie nuove, ancora non arrivate in Italia. Questo è bello, devo dire. Prova corona bidirezionale senza scatto. Questo mi dà l'impressione proprio della guerra, non lo so perché. In un orologio militare. Quella, però, capito, proprio da assalto. La ghiera bidirezionale senza scatto. È una serie un po'... Ma che c'è scritto qua in russo? Questo è un orologio dedicato al Monte Elbrus, che è una delle montagne più alte in Europa. Infatti pure se vedi sotto, diciamo, il fondello, dovrebbe indicare proprio, eccolo là, la montagna. Ah, vero. Infatti è una serie che già è sold out da parecchio tempo. Qua incredibile. Belle le storie degli orologi. Vabbè, corona vite, 40 mm. Sì. La cassa, diciamo, è il modello 740. Movimento? Movimento 24-16, perché abbiamo il datario tra ore 4 e 5 che si va a mimetizzare, proprio lo stile militare. Guarda, tra il sotto al 4 c'è il numero 7, c'è il datario lì, sì. Nero su nero. Diciamo un po' lo stile Zenith. È molto particolare, anche la corona, la ghiera, scusate, è particolarissima. C'ha queste scritte che significherà sicuramente qualcosa della montagna. Su questo siamo sicuri, sono punti cardinali e dovrebbe avere... Facciamo vedere un po' con la corona che si è allungata. Eccola, la serie speciale, corona allungata. Sono belle pure le casse. Sì. Cassa, voglio far vedere anche le altre. No, la forma, proprio il disegno, il design della cassa è... Sono belle. Un po' stile anni 70, tipo Diver Bulova. Bella pure questa. Tutti sono 200 metri sub. Tutti e tre modelli. Vetro. Zaffiro? Sì. No. Vetroplastica. Non esalite. Non esageriamo. Vabbè, per quello, cioè, del costo degli orologi, secondo me, già è tanta roba. Sì, è bellissimo, secondo me. Su che prezzi ci aggiriamo? Partiamo dai 80-90. Questo qua costa con qualcosa in più perché è una serie particolare. Sinceramente, se io dovessi acquistare un orologio cinese, preferirei prenderne uno russo che... Almeno no, ha tanta storia alle spalle. Movimenti di manifattura. E hanno le proprie caratteristiche, perché comunque le casse sono sempre, sono un richiamo al passato, sono sempre le stesse, diciamo, le forme. Movimenti, il 24-16 ci avrà almeno 40 anni. È un po' come l'NH35. Sono carri armati. Sì. Poi hanno sempre questa, la rondella che ferma il fondello. Questo è un brevetto svizzero, copiato dai russi tanti anni fa. Facciamo un altro video in merito. Va bene, belli. Hai fatto rumore, sei giù. Guarda, Cosacco, facciamo i saluti, vai. Vai. Allora, io ringrazio l'amico Cosacco, esperto di orologi russi, e che se ne dica, diciamo, ci porta sempre delle bellissime perle russe sul canale. Abbiamo fatto parecchie visualizzazioni, hai visto? Sì. Siamo arrivati in alcuni video anche a 10.000 visualizzazioni. Ci davano per... Sì, saliremo sicuramente. Però ci davano per morti, ti ricordi quando facevamo i primi video? La cosa più bella è che noi lo facciamo solo per passione. Sempre. La base è quella lì, passione e semplicità. Grande Cosacco for president! Ragazzi, grazie a tutti. Viva gli orologi russi, anche se non è un periodo storico, diciamo, ottimale per dire questa cosa, però comunque parliamo di orologi e non di atto. Il vintage domina. Ci vediamo alla prossima. Ciao.
ciao. Prossima, ciao ragazzi. Grande Cosacco. Grande di fatto e di altezza.